architetto, scultore, scenografo, pittore e anche commediografo. Chi fu? Gian Lorenzo Bernini, l'artista italiano più rappresentativo di tutto il periodo barocco. Un tipo talmente poliedrico che si assicurò le commissioni dei papi e dei cardinali più prestigiosi, tanto che la sua fama scatenò la famosa rivalità con un altro artista del tempo, Francesco Borromini. Si dice che un giorno, mentre i due lavoravano l'uno di fronte all'altro in due palazzi vicini, Borromini scolpì due orecchie d'asino per schernire il suo arcinemico. E Bernini, per tutta risposta, scolpì sul cornicione qualcosa di non certo elegante. Nato a Napoli nel 1598, ma vissuto sempre a Roma, Bernini ha arricchito la nostra capitale delle sue opere. A partire dalle sculture, in marmo estremamente candido. I suoi soggetti sono ripresi al minimo dettaglio e caratterizzati da un forte naturalismo. Come molti altri artisti del suo tempo, Bernini era sia architetto sia scultore. Come pochi altri, però, aveva un approccio che puntava alla fusione tra scultura e architettura. Ne è esempio il Baldacchino di San Pietro, un'opera di dimensioni colossali, ma realizzata con una tecnica propria della scultura, la fusione del bronzo. L'utilizzo di tecniche diverse, le illusioni ottiche e soprattutto la sensazione di mutevolezza e di immediatezza data da un'opera d'arte sono tra le più grandi ossessioni del Bernini. Ci basti anche solo guardare Apollo e Dafne. In questa scultura Dafne si sta trasformando in una pianta d'alloro sotto i nostri occhi. È una pianta? È una giovane donna? Bernini ferma l'attimo in cui la corteccia comincia a rivestire il corpo di Dafne. Le mani si trasformano in tenere foglie, mentre i piedi si prolungano in radici. Bernini lavora il marmo come fosse materia viva. Ma l'opera per cui Gian Lorenzo Bernini è più noto è senz'altro Piazza San Pietro, nella città del Vaticano ai confini di Roma. Una piazza che ancora oggi può ospitare tra le 150.000 e le 200.000 persone. Nell'antichità, lungi dall'essere uno dei luoghi più noti e sacri del cattolicesimo, al posto di Piazza San Pietro vi era infatti un'area su cui sorgeva uno dei più grandi e famosi impianti per spettacoli di Roma. Si trattava del Circo di Nerone ed era lungo mezzo chilometro. Ospitava corse di cavalli, bighe e quadrighe, cui potevano assistere quasi 20.000 spettatori alla volta. La tradizione cristiana dice che San Pietro fu giustiziato proprio nel Circo di Nerone e venne seppellito nella necropoli lì vicina. In seguito alla morte di San Pietro, molti cristiani vollero farsi seppellire vicino alla sua tomba. Fu così che il luogo diventò importantissimo per la cristianità. Nella prima metà del 600 si concluderà la lunga e laboriosa costruzione della Basilica di San Pietro, per onorare il santo e la religione cui apparteneva. E ora arriviamo al 1656. Papa Alessandro VII chiede a Bernini di progettare una piazza che accompagni questa basilica e permetta allo stesso tempo di ammirare l'intero complesso architettonico, compresa la nuova cupola realizzata da Michelangelo. Per farlo Bernini si inventa non una, ma due piazze. La prima piazza è trapezoidale. Questa forma è ideale perché la prospettiva sembra diminuire la distanza tra la basilica e la piazza. La seconda piazza è di forma ovale. Permette di posizionarsi a una distanza sufficiente per ammirare l'intera basilica. Al centro della piazza ovale c'è un obelisco egiziano. Era stato trasportato a Roma prima ancora che il Circo di Nerone esistesse. Per trasportarlo dall'Egitto, era stato caricato su una nave protetto da un carico di lenticchie che doveva tenerlo al riparo. Tutti intorno alla piazza ovale c'è un colonnato molto famoso. Bernini lo immaginava come l'abbraccio di San Pietro. Anche in questo progetto, Bernini non si fa sfuggire l'occasione per mettere in atto un'ennesima illusione ottica. Il colonnato è composto da ben 4 file di colonne, ma se ci fermiamo sulla mattonella accanto all'obelisco, le 4 file diventano una. Questa illusione avviene attraverso l'aumento del diametro delle colonne dall'interno della piazza verso l'esterno. Ancora una volta, come con Apollo e Dafne, Bernini gioca a ingannare i nostri occhi. Quando entriamo nella piazza, ci troviamo di fronte a uno spazio in continuo movimento. Dobbiamo esplorarla a 360 gradi per scoprirne tutti i segreti.